ci pensi tu? Allora, ok. Buonasera, il professor Michele Tortorici. Prego. Buonasera. Io sono qui stasera nella veste che qualcuno potrebbe definire di dantista. Quando partecipo a convegni, riunioni, eccetera, in cui ho questa veste, io preciso sempre che il mio essere dantista significa essere tifoso di Dante, certo anche studioso, ma soprattutto tifoso di Dante. Siccome tifo per Dante, non per i suoi commentatori, negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, i miei studi danteschi si sono rivolti soprattutto a riflettere su quegli aspetti del testo della commedia che per secoli sono stati fraintesi. Forse qualcuno ricorderà nel periodo del lockdown, in un intervento in video, io mi domandavo perché per secoli, o meglio a partire dall'umanesimo, un verso che non appare in questo modo in quasi nessuno dei manoscritti che possediamo, cioè il dolce stil novo chiodo, fosse stato tramandato in questo modo. Quasi tutti i manoscritti portano, e soprattutto i più autorevoli, portano il dolce stile e il nuovo chiodo, che qualcuno interpreta addirittura il nuovo chiodo, cioè il nuovo punto fisso che metto in testa. Lasciamo stare questo. Perché per secoli è andata avanti così? E perché nelle note dei commentatori moderni non se ne parla o si accenna soltanto alla possibilità che esista una lettura diversa? Perché i commentatori sono un po' indolenti da questo punto di vista, o certe cose preferiscono sorvolare. Ecco, sono un tifoso di Dante e questa sera parleremo di un luogo della Divina Commedia che per secoli è stato certamente, vedrete alla fine, porto delle prove che se si trattasse del processo per omicidio manderebbe all'ergastolo chiunque. Per 7 secoli certamente è stato letto in modo sbagliato e continua a essere letto in modo sbagliato. Andiamo avanti. Una premessa. Avanti ancora. Allora, noi non sappiamo come Dante abbia scritto le sue opere. Boccaccio, che forse sapeva, forse non sapeva, ci dice, solo a proposito della commedia, attenzione, che la scrisse di propria mano. Boccaccio ci dice la scrisse su dei quadernetti, cioè dei grandi fogli di pergamena, formato più o meno del nostro A3, che venivano piegati prima così, poi ancora così, e assumivano la forma e le dimensioni di quello che ancora oggi noi chiamiamo quaderno, semplicemente significava diviso in quattro, foglio di quaderno su foglio diviso in quattro. Forse Dante effettivamente scrisse così la Divina Commedia, e grosso modo in un quaderno c'entrava un canto. Era quella l'epoca in cui gli intellettuali cominciavano a scrivere di propria mano almeno le opere più lunghe. Nei secoli precedenti, dalle origini della scrittura fino ad allora, qualunque intellettuale si era servito di un avanuense.
in Grecia, a Roma, gli Onoensi erano gli schiavi, nel corso del Medioevo erano quasi sempre chierici, frati o altro. Ai tempi di Dante la cosa si era andata un po', cambiando, perché si guadagnava molto a fare gli Onoensi e quindi insomma c'erano molti Onoensi laici e dei laboratori di copisteria dove si guadagnavano dei bei soldi. Tanto per chiarirci le idee, quando il papà di Petrarca, a volte mi sconosciuto, Ser Petrarco, regalò al figlio il famoso manoscritto Virgilio Ambrosiano, andò da un notaio per fare l'acquisto e, siccome non aveva tutti i contanti a disposizione, impegnò la casa. Questo per capire quanto si guadagnava con una copisteria. I manoscritti costavano un accidente. Quel poveretto si impegnò la casa. Va bene. Ancora Boccaccio ci dice che Dante, andiamo avanti, che Dante, dopo aver scritto su questi quadernetti l'originale dei propri canti della commedia, faceva trascrivere da amanuensi professionisti questi quadernetti in una copia che andava a Can Grande della Scala e poi in altre copie per altri, dopo che Can Grande aveva detto. Probabilmente è un'invenzione di Boccaccio, però questo ci dice che Dante comunque faceva trascrivere i suoi canti. Li faceva trascrivere anche perché erano diventati subito oggetto di culto. Oggi si potrebbe parlare di un influencer con molti follower. Sappiamo con assoluta certezza che già nel 1309 abbiamo dei disegni su un libro di preghiere di Francesco a Barberino, un ufficiolo, come si chiama, un libro di preghiere di Francesco a Barberino, pieno di disegni che riproducono un po' approssimativamente il limbo e il cerchio e l'inferno, così come è scritto in una commedia che nessun altro l'ha descritto in quel modo. Quindi Francesco a Barberino nel 1309, quando Dante stava praticamente per finire di scrivere l'inferno, già lo conosceva. Attenzione, Dante trascritto, andiamo avanti, non vuol dire che fosse trascritto bene. C'è una novella da Sacchetti divertentissima in cui Sacchetti, che non sapeva nulla della biografia di Dante, in quella novella lo dimostra, però racconta un episodio che deve essere passato, episodio di cronaca passato alla storia. Dante che entra nella bottega di un fabbro e mette tutto a suo quadro, perché passando aveva sentito il fabbro che, mentre lavorava, recitava a memoria, così si usava a quell'epoca, versi della Divina Commedia, storpiandoli a più non posso. Attenzione, i manoscritti a quell'epoca non servivano come i libri oggi. I manoscritti a quell'epoca servivano per essere letti in pubblico, ad alta voce, e perché il pubblico che ascoltava imparasse a memoria quello che ascoltava, soprattutto se erano versi. Lo scopo dei manoscritti era questo. Poi alcuni manoscritti fatti particolarmente bene finivano nelle biblioteche e venivano letti dagli studiosi, ma chi aveva il piacere
della letteratura, questo piacere lo esercitava sull'ascolto e sulla dizione orale. Persino un fabbro, oggi uno canterebbe una canzonetta ascoltata a Sanremo, persino un fabbro, lavorando, andiamo avanti, diceva ad alta voce i versi della commedia, e Dante, sentendo ristorpiare, entrò e mi si è assacquato tutto. Errori dunque nella copiatura, errori in chi impara la memoria, errori. Dante aveva un problema serio, aveva tre figli, di uno si è scoperta l'esistenza relativamente a poco, quasi esattamente un secolo fa, Giovanni il più grande, però ormai è certo che ci fosse, non ha fatto nulla di rilevante. Pietro, studioso di teologia, e Jacopo. Tutti e due approfittarono, come accade anche oggi ai figli di personaggi famosi, approfittarono della fama del padre e vollero fare qualche cosa che, sfruttando la fama del padre, gli consentisse di godersi la vita. Pietro lo fece, ma Pietro era persona colta. Per sfruttare la fama del padre scrisse ben tre redazioni di un commento all'intera Divina Commedia, ma queste tre redazioni sono fatte abbastanza bene, forse accedono alle volte in spiegazioni teologiche, ma certamente sono interessanti. Jacopo era, andiamo avanti, era molto meno colto, molto meno intelligente e soprattutto molto meno onesto del fratello. Oggi, a proposito di influencer, diremmo, lo potremmo paragonare a uno di quei marine, finti marine americani che si presentano sui social, no, su Facebook, e dicono: ah, io ho avuto una ferita, aiutatemi, mandatemi dollari a questo conto corrente, fatemi un bonifico, e molti ci cascano. Con Jacopo ci cascarono almeno due signorine, con le quali ebbe dei figli, dalle famiglie delle quali si fece dare la dote e poi scappò. In tutta la sua vita, la potete leggere anche sul sito della Enciclopedia Dantesca della Treccani, cercatelo perché è facilmente visitabile, vi consiglio di leggerla, è stupefacente, della sua tutta la sua, della sua vita possiamo dire che fu la vita di un truffatore. Se fosse vivo non potrebbe querelarmi, vi assicuro, leggetemi quella biografia. Jacopo pure provò a fare un commento della commedia, si stancò dopo aver commentato l'inferno e quindi per fortuna andò avanti. Con errori clamorosi, il primo proprio nel primo verso, in cui non sa, andiamo avanti, a quanti anni di vita alludesse suo padre quando scriveva nel mezzo del cammin di nostra vita. Jacopo spiega 33-34, delle bestialità. Quando commenta il canto di Ciacco, siccome Ciacco in quel canto fa tanto una profezia relativa alla vita politica di Firenze, e Jacopo dice: Ciacco era un veggente, non risulta. In un altro mio studio io ho dimostrato anche lì, devo dire, senza ombra di dubbio, che Ciacco non è mai esistito come personaggio storico.
ma anche ammesso che fosse esistito, non perché doveva essere un veggente, ma Jacopo pensa che era un veggente perché non sa nulla del testo che ha scritto suo padre, e quindi non sa che cinque canti dopo suo padre spiegherà che tutti i dannati dell'inferno conoscono il futuro, e quindi non è che Giacomo lo conosceva perché era veggente, Giacomo lo conosceva perché tutti i dannati dell'inferno lo conoscono. Spiegherà Farinata al decimo canto dell'inferno: noi siamo come quelli, malaluce, oggi si direbbe come i presbiti che vedono da lontano sia il passato che il futuro, ma non riescono a vedere da vicino, e quindi non sanno il presente. Farinata spiega questo a Dante al decimo dell'inferno, perché Cavalcante e Cavalcanti immagina che suo figlio sia morto. Com'è che non lo sa, dice Dante, ma com'è che non sa che suo figlio è ancora vivo? Immagina che sia morto, perché si vede il passato, si vede il futuro, ma non il presente. Bene, andiamo avanti. Noi ci occupiamo stasera, con questa premessa che ha fatto capire quanti problemi ci siano stati nella trascrizione delle opere di Dante e in quello che ha detto Jacopo, andiamo ancora avanti, del sedicesimo canto dell'inferno. Canto importantissimo che non si legge quasi mai a scuola, ma invece un canto importantissimo se non altro perché è il primo nel quale Dante, parlando del proprio poema, dice commedia. Fino ad allora non l'aveva detto. Ci dice anche altre cose che ci spiegano addirittura qualcosa del primo canto, ma non mi soffermo su questo. A un certo punto Dante e Virgilio passano da un cerchio all'altro, dal settimo all'ottavo, si sente un rumore, la cascata di uno dei fiumi infernali, il Fleggetonte, cade cerchio all'alto, dove rimbomba, e rimbomba come fa il fiume Montone in una cascata, per l'appunto. Dante ce lo spiega, come quel fiume che ha proprio cammino prima dal monte Vison ver Levante, dalla sinistra costa d'Appennino, che si chiama acqua cheta suso, avante, che si divalli giù nel basso letto, e a Forlì di quel nome vacante rimbomba là sopra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad un'ascesa ove dovea per mille esser recetto, così giù di una ripa discoscesa trovammo a risonar quell'acqua tinta, sì, che in poc'ora la mia l'orecchia offesa. Sono sette secoli che questo passo viene interpretato in questo modo. Io adesso vi leggo, poi non ci avete visto io. Qui, nella interpretazione più recente, il commento di Nicola Fosca di pochi anni fa, spiega Nicola Fosca, come il fiume Montone, però vi faccio vedere, che ha un proprio corso e cammino, primo tra quelli che scendono dal Monviso verso Levante, dal fianco sinistro dell'Appennino, e che si chiama acqua cheta nella parte più alta, prima che scenda a valle, nella pianura, e a Forlì invece cambia quel nome, quindi prima si chiama Quacheta, poi si chiama in altro modo, non lo sappiamo, il fiume Montone, tra un po' lo vedremo. Come fa questo fiume che rimbomba sopra San Benedetto per il fatto di cadere in un solo salto laddove avrebbe bisogno di mille gradini? Così noi sentimmo suonare quell'acqua tinta, l'acqua al colore scuro, che in breve tempo ci avrebbe fatto diventare sopra. Bene, così viene spiegata questo. Tutti quanti
ci domandiamo, poi finiremo con questa domanda, però tutti quanti ci domandiamo. Dante sta parlando di un fiume che sfocia nell'Adriatico, anzi di un fiumicello, un montone, insomma, un fiumicello, anche se quando è stato l'anno scorso, a maggio dell'anno scorso, ha esondato e ha inondato una parte della Romagna, però di per sé è un fiumicello. Ma che c'entra il Monviso, questo fiumicello che sfocia l'Adriatico? Dante parte dalla sorgente del Po. E perché? L'idrografia dell'Italia, in particolare l'idrografia complicata della valle del Po, era praticamente sconosciuta. Vedremo che ci sono degli errori clamorosi qua, proprio nelle note che state per vedere, vediamole. E che c'entrava il Monviso? Beh, cominciamo. Jacopo Alighieri legge, chissà perché, diciamolo subito, è uno dei suoi errori clamorosi, legge Monte Viso, però è il figlio del poeta, è il primo, lui scrive il suo commento nel 22, il corpo di suo padre è ancora caldo, era morto nel settembre dell'anno prima. Scrive nel 22, scrive subito Monte Viso pensando al Monte Viso, che dice proprio. Due commentatori bolognesi, Graziano Bambaglione e Jacopo Della Lana, non precisano, ma non parlano di Monviso né di Monteviso. Probabilmente hanno letto, anzi certamente conoscevano il commento di Jacopo, lo richiamano in qualche punto, quindi sappiamo con certezza che lo conoscevano. Hanno visto questa cosa spropositata del richiamo al Monviso, forse non sapevano manco dove era il Monviso, e a proposito di quella, stanno zitti, preferiscono, forse hanno capito che Jacopo ha detto una stupidaggine, però preferiscono intervenire. Guido da Pisa legge, ha un manoscritto sul quale legge Monte Verso e dice che in partibus romandio, le tre parti della Romagna. L'ottimo commento, forse, di un amico di Dante, legge Monte Veso, ma pensando sempre al Monviso. Pietro Alighieri, altrettanto, un codice cassinese legge Monte Veso e spiega Mons Veserus, qui vulgariter dicitur Mons Visus, unde padus trait originem est in costa sinistra, id est latere montis Apennini. Questo di geografia italiana, l'autore del codice cassinese non sapeva niente, che immaginava che il Monviso fosse sul versante sinistro dell'Appennino. Quindi, ecco, immaginate però che per i contemporanei da questi erano degli intellettuali, figuratevi il fabbro. Per i contemporanei Dante, l'idrografia dell'Italia settentrionale era semplicemente sconosciuta, persino per degli intellettuali che dovevano fare le note e dovevano occuparsi di questa cosa. Andiamo avanti. I commenti odierni che cosa ci dicono? Io vi ho letto all'inizio un'edizione del Sapegno sulla quale ho studiato. Barbi nel 1921, che ha diretto l'edizione nazionale delle opere di Dante per il centenario dell'epoca, scrive Monte Veso e intende Monviso. Petrocchi scrive prima sì, scrive sempre Monte Viso, intende Monviso. Ci sono dei filologi, come dire, fuori del coro, tra questi Federico Sanguinetti, figlio del grandissimo letterato e poeta, che nel 2001 scrive prima dal Monte Viso con quella V che lui stesso mette in corsivo, perché in realtà nel manoscritto che legge c'è scritto Ninso.
Però lui, vi dicevo, i filologi alle volte non si capisce perché la Genesi scrive di ciò. Vabbè, perché la tradizione vuole di ciò. Giorgio Inglese, altro filologo che ha seguito dei criteri diversi agli altri, però scrive anche lui, dal Monte Veso, intende il Monviso, Sanguinetti ripensa a quello che aveva scritto anni prima e nel 2021 in nuova edizione scrive Monte Veso, pensa sempre al Monviso. Enrico Malato nel 2021 scrive Monte Veso e finalmente non pensa al Monviso. Poi vedremo a che cosa pensa. Vediamo, andiamo avanti. Si aiuta e avrebbe aiutato anche tanti filologi, ma i filologi non amano le statistiche, sapete. Un ricercatore inglese, uno di questi nobili che si occupavano di agricoltura, di trattato mura per Snob, Sir Henry Clarke, però non era scemo. Che cosa fece? Gli piaceva viaggiare, viaggiò tutta l'Europa passando per tutte le più importanti biblioteche dell'epoca e esaminò 100 manoscritti danteschi, di cui fece un riassunto con numerose statistiche sui punti più controversi. Vi ho citato in inglese, quindi senza cambiare una virgola, quello che scrive lui a proposito di questo verso. Benissimo. Una conseguente esame di 100 codici ha dato 41 codici scrivono Veso, ma attenzione, 31 codici scrivono Verso e addirittura abbiamo 9 codici che scrivono Volto. Se andiamo a cercare troviamo Volto in Verlevato. Verso è stato maltrattato in tutti i modi dalle mani dei copisti e noi troviamo vaso, viso, vexo, vesso, visso, viso, viso, miso, quello che aveva detto Sanguinetti, nesso, eccetera, eccetera. Anche Verso ha una serie di variazioni, ma vediamo che cosa ci dice, interpretiamo questa statistica. Andiamo avanti. La statistica ci dice che 81 manoscritti su 100 hanno Veso, Verso, Volto. Attenzione, 81 su 100. È vero che ai filologi non piacciono le statistiche, ma 1 su 100 sa Viso. E noi abbiamo dei filologi che hanno scritto Viso avendo un solo manoscritto su 100 da Viso. Qualcuno ha scritto Volto, questo è vero, e quindi noi dobbiamo dire che è vero. I copisti talvolta interpretano più che trascrivere, vedremo perché l'interpretazione Volto è importante. Guardiamo alcuni manoscritti, la prossima, così ne capiamo un po' meglio. Potete vedere, capite anche perché per leggere cose di questo genere ci volevano dei professionisti, non è che il fabbro prendeva e leggeva, lo sentiva letto da un professionista. Leggete due manoscritti di quello che è considerato il più bravo tra gli amanuensi dell'epoca del quarto, quinto decennio del XIV secolo.
a Francesco di Sernardo. Nel primo scrive Vexo, che è una delle varianti di Veso che anche Paolo citava, nel 10 anni dopo si corregge e scrive Verso. Attenzione, uno dei copisti unanimemente riconosciuto tra i più bravi dei 100, si è corretto e ha scritto Verso. Sulla parte alla vostra destra della diapositiva vedete due manoscritti di cui si è servito Federico Sanguinetti, quelli che vi ho citato prima. Nel primo, quel Veso con quella strana segno sopra la S, e nel secondo proprio la variante Minso, sulla quale forse torneremo. Bene, così, questi sono 4 esempi, attenzione, ricordiamoci, 81 su 100, quindi questi non rappresentano la statistica, rappresentano alcuni casi non statisticamente rilevanti. 81 su 100 ci hanno peso, verso e voto. Andiamo avanti. Allora, il montone Fiumiciattolo che sfocia nell'Adriatico è il Monviso. La prevalenza nei manoscritti della versione Veso è un fatto. La quasi assoluta mancanza della versione Viso è un altro fatto. Perché allora i maggiori commentatori del passato, tranne Guido da Pisa che legge Verso, ricordo anche questo, oscillano nella scelta tra Veso e Viso? Beh, l'azione di disturbo del commento di Jacopo mi sembra evidente. Ancora nel 2022 Tonelli e Trovato, Elisabetta Tonelli e Paolo Trovato, due grandi filologi. Stiamo parlando, guardate, io li critico, ma sto parlando di grandi filologi. Tonelli e Trovato sono due grandissimi filologi a capo di quella che oggi viene chiamata la Scuola di Ferrara, un gruppo di una decina di ex studenti che sta lavorando da 15 anni sui testi della Commedia. Beh, ancora nel 2022, nella loro edizione dell'Inferno, fatta con criteri per cui hanno riguardato tutti i manoscritti sotto la nuova luce, eccetera, eccetera, loro scrivono già per giustificare la scelta Viso, che ripeto è 1,5 su 100, per giustificare la scelta Viso, dico già Jacopo Alighieri parla del resto con sicurezza del Monte Viso. Quindi, dal 1322 fino al 2022, 7 secoli esatti, è la probabile, poi vedremo, certa sciocchezza di Jacopo continua a funzionare. Così funziona, attenzione, il testo della Commedia, una cosa... Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Finalmente, io è qualche anno che parlo di questa mia interpretazione del questi versi al 16° canto del Paradiso. Io lo faccio, per carità, con la mia autorevolezza. Le mie riflessioni su Dante degli anni scorsi, quelle in cui ho cercato di smontare tutta una serie di tradizioni, commenti sballati, hanno avuto alterna fortuna. In un caso una risonanza nazionale, internazionale, mi hanno chiamato alla Sorbona a discutere con i dantisti francesi di una mia trovata tra le... La mia riflessione, della quale faceva parte il fatto che Ciacco non è mai esistito, che citavo prima, di quelle riflessioni, avevo parlato in una
proprio un intervento qui all'Uninterese, non ricordo male, 8 anni fa, evidentemente questi interventi gli portano fortuna, speriamo che anche stavolta. Qualche volta le mie riflessioni hanno questa risonanza, però nessuno finora ha detto che sono sciocchezza, per fortuna. Finalmente ho trovato un riscontro, da qualche anno mi vado occupando di questa cosa, finalmente uno dei più grandi critici si sta occupando, era l'ultimo di cui vi ho citato la versione, si sta occupando, che avevo detto, scrive Monteveso ma non pensa al mondo. Si sta occupando di una nuova edizione critica della Commedia, Enrico Malato scrive, una cosa sembra certa, il poeta può offrire una descrizione della cascata del Frageto, tanta persona liberata similitudine, un salto d'acqua e teologia in prima monto, d'acqua che da monto. Finalmente, cosa c'è? Il Po e le sue sorgenti, con questa rappresentazione non si comprende. E non si comprende come l'abbaglio su questa chiara rappresentazione si sia protratto per secoli senza che alcuno abbia fatto questa banale riflessione. Devo dire, quando io ho letto questa cosa ho tirato un sospiro di sollievo, ho detto a me stesso, allora non sono pazzo. Com'è possibile? Malato scrive questa cosa in un testo per specialisti, nella sua edizione della Commedia, che è cominciato a uscire, ancora c'è già il 16° canto, queste cose così dure contro i suoi colleghi non le scrive. Lui aggiunge, l'ho scritto, ma lui aggiunge che per una similitudine tra la cascata del Fregetonte e quella del Montone, Dante dovesse scomodare le sorgenti del Po e tutto il corso del maggior fiume italiano, concludendo con un fiumicello che nulla ha a che fare con tutto questo e fuori dalla realtà. E si dica pure, offensivo per Dante, che sapeva costruire le sue immagini con ben maggiore acribia di chi lo legge. Attenzione, lo scrive in questo volume, poche copie per gli studiosi, nelle note della sua commedia, queste riflessioni così pesanti su 7 secoli di errori di strafalzoni non ci sono. E vabbè, Monteveso, ma dove? Enrico Malato, prima c'era la cosa, Enrico Malato, a proposito del Monte Veso come altura dell'Appennino toscano romagnolo, spiega una cosa anch'essa chiara. Non c'è attestazione documentale di toponimi. Quindi Monte Veso per l'Appennino toscano romagnolo non è attestato da nessuna parte. Si è cercata traccia nelle carte d'archivio, persino alla memoria degli anziani, un dantista Isidoro del Lungo ha cercato la memoria degli anziani. Il nome non si trova, ma non è escluso che potesse essere corrente ai tempi di Dante. Se la ricerca che lui ha fatto ha rintracciato almeno un toponimo Case di Piandivisi nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare. Allora, Malato finalmente dice 7 secoli di stupidaggini sono state dette, tuttavia del Monte Veso nell'Appennino tosco romagnolo non c'è traccia. Però lui dice lì deve stare il Monte Veso. Andiamo avanti. Ma possibile? Questa domanda la faccio a me stesso e al professor Malato, che nessuno dei commentatori più vicini a Dante, che erano bolognesi e toscani, quindi per andare da Firenze a Bologna attraversavano l'Appennino quasi lungo il pendio dove sorge e dove scorre il Montone, possibile che nessuno conoscesse il Monte Veso?
si trovava a due passi di Firenze, San Benedetto e Ralpe a due passi di Firenze. Dante lo aveva raggiunto a piedi, credo, in due giorni in cammino, quando aveva avuto la sua riunione con gli esuli ghibellini a Firenze. Quindi era stato proprio a quelle parti. Due passi a Firenze, nessuno dei commentatori fiorentini conosce questo Montereso. Questo toponimo che non si sa da dove esce, cesso cose dell'Istituto Geografico Militare, ma non si sa neanche con precisione, sì. Casi di Piantivisi farebbero pensare piuttosto che allora aveva ragione il figlio di Dante a parlare di Monte Pizzo. Bah. Come correggevano i copisti? Da che cosa può derivare l'errore sulla trascrizione di questo nome? Vediamo. Sì, le correzioni dei copisti. I copisti, per guadagnare di più e per far guadagnare per chi lavorava in proprio come Francesco di Sernardo, o per far guadagnare di più il proprio laboratorio, se lavoravano come manuensi in un laboratorio, andavano a tutta velocità. Boccaccio aveva imparato, siccome non aveva abbastanza soldi come il padre di Petrarca, neanche poteva impegnarsi bene, aveva imparato a fare manuense. E quando andò a trovare il suo amico Petrarca a Padova nel 1351, prese dalla libreria di Petrarca proprio il Virgilio, costato tanto al povero San Petrarca, e se lo copiò in tre giorni. Pensate la velocità pazzesca a cui andavano questi copisti. Boccaccio sbagliava molto, però tre giorni per copiare l'Eneide, insomma. Loro, i copisti, come facevano? Si fotocopiavano nella testa almeno mezza pagina, quindi noi pensiamo che per quanto riguarda Dante si imprimessero nella testa all'incirca 9-10 terzine. Quindi non giravano continuamente la testa, non poteva andare tanto veloci. Si imprimevano nella testa quella mezza pagina, poi si giravano e scrivevano velocissimamente quello che ricordavano. Di solito avevano una memoria perfetta e andava tutto bene, però c'erano degli errori naturalmente. Se nella loro testa questa velocissima trasposizione da una pagina all'altra c'era qualcosa che non tornava, lo correggevano meccanicamente. C'erano copisti più corti che interpretavano, vedremo poi la variante volto come interpretazione della lezione verso. Andiamo avanti. Allora, i copisti copiavano, correggevano, qualche volta sbagliavano. L'errore più comune, se noi prendiamo i 100 manoscritti di Barlo e altri 1000 manoscritti dell'epoca, l'errore più comune che veniva dalle trascrizioni era il salto di una lettera, e poi immaginate, a scrivere velocemente salta una lettera. Questo errore è il più frequente. Rarissimo l'aggiunta di una lettera. E allora, noi abbiamo 41 veso contati da San Barlo. Molti di questi veso derivavano probabilmente da un errore della trascrizione di verso. Immaginate, il copista leggeva verso, ma nella sua testa, guardate, questi lo sapevano,
li conoscevano i manoscritti precedenti, quindi conoscevano perfettamente il manoscritto con il commento di Jacopo. Leggeva verso, ma nella sua testa c'era il commento di Jacopo che diceva viso, e loro meccanicamente, è molto facile che meccanicamente, quasi senza accorgersene, scrivessero verso. Andiamo avanti. Allora, era davvero il Monte Veso, come anche Enrico Malato, che finalmente ha sconfessato 7 secoli di stupidaggini, ha sostenuto, credo proprio di no. Guido da Pisa leggeva Monte Verso, che noi scriviamo con la maiuscola, ma ai tempi di Guido da Pisa nei manoscritti non c'era la distinzione di maiuscola e minuscola. C'era Monte Verso e immagina che quello sia il nome di un monte che colloca in Romagna. Ma se non c'è un Monte Verso, c'è un monte rivolto a almeno 9 copisti su 100, e guardate, non sono pochi, lo avevano capito, e siccome avevano pure capito che il testo era difficile, invece di verso avevano scritto volto. E forse uno più colto ancora degli altri, per fare il più prezioso, era scritto ninso, Participio passato del verbo nintor, latino, nintor significa sforzarsi, ma significa anche essere proteso, quindi proteso verso. 9 capisti su 100 avevano capito che quel verso significava volto ver levante. È così? Io vi do 3 prove con le quali mi dicevo, se fosse un processo per omicidio, manderemo all'ergastolo l'imputato. Le 3 prove. Ah, non ci siamo. Perfetto. Ovidio, 13° libro delle Metamorfosi, è un libro che, per tutte le citazioni che Dante ne fa nel corso della sua vita, dobbiamo riconosce che Dante sapeva a memoria. A proposito del promontorio di Pachino, Ovidio scrive: la lingua di terra sulla quale si estende il promontorio, imbriferos est versa ad austros, è protesa verso venti da sud che portano pioggia, come quello che abbiamo sentito oggi. Oscirò. Est versa ad austros, austros indica venti da sud, una indicazione di punto cardinale. Livio, Dante lo chiama Livio, che non era certamente, lo aveva letto almeno una volta. Livio, a proposito del Peloponnese, dice che si estende dal, quindi ablativo, mari ad occidentem verso, mare rivolto a occidente, sempre Livio, poche righe dopo, a proposito dell'Epiro, che in latino è un sostantivo femminile, dice che è in septentrionem versa. In tutti e 3 i casi l'aggettivo versus ha a che fare con un punto cardinale. Andiamo avanti. Andiamo. Guardate, io ho cercato queste prove perché mi è venuto in mente che Dante potesse aver usato un aggettivo, un latinismo, e allora mi sono domandato da chi può averlo preso. Prima cosa ho cercato Ovidio, naturalmente, e poi mi è venuto in mente anche Livio. Se noi leggiamo come ho letto io, diventa tutto semplicissimo.
Andiamo sulla carta geografica, che avremmo potuto vedere anche prima, a proposito del fiume Montone. Benissimo, se andiamo sulla carta geografica, ecco qua dove ho messo, lo vedete la linea, ecco qua dove ho messo. Ah, grazie. Allora, io ce l'ho messo anche a destra. Ho messo più grande. Qua a un certo punto sotto, devo ritornare qua. Cifra che in effetti qua non si legge bene, 992, però cercate sugli Atlanti, e 992 l'altezza di Monte Giovi. Lì c'è qualche millimetro più avanti c'era il corso del Montone, e c'era anche scritto San Benedetto dell'Alpe. Attenzione, Monte Giovi, che cosa dobbiamo cercare? Non dobbiamo cercare una cima, perché la cima guarda da tutte le parti, dobbiamo cercare un monte che abbia una dorsale rivolta a levante. Monte Giovi ha una dorsale rivolta a levante che sale verso nord, arriva fino a Monte Senario. Si potrebbe sottilizzare che un pochino nord-est, nord-est-est forse si potrebbe dire, ma comunque rivolta a est non c'è dubbio, rivolta a levante. E quindi Dante ha semplicemente indicato, probabilmente Monte Giovi, se no un pezzo, un tratto di quella dorsale che va da Monte Giovi a Monte Senario, e ha voluto giocare con una paronomasia che è una figura retorica che a lui piace moltissimo. La usa per tutta la sua vita, nella commedia la usa centinaia di volte. Da Selva Selvaggia, che tutti ci ricordiamo, fino a Ciacco, per l'appunto, che gli dice, no, per spiegargli quando era nato, tu fosti prima che io disfatto fatto. Cioè, a Dante piacciono queste cose. Le usa, ripeto, centinaia di volte, anche per questo cercate la voce paronomasia sulle enciclopedie dantesche e troverete centinaia di esempi di paronomasia. Tra le altre, gli altri tipi di paronomasia, a Dante piacciono molto anche quelle che hanno ovviamente il suono che si ripete e quelle che hanno il suono che ricorda una comune etimologia, verso e inver, a tutte e due queste cose. E allora, tre prove ci dimostrano che Dante ha scritto verso e non verso. Qualunque copista della sua epoca poteva
scordarsi di scrivere la R, ma nessuno avrebbe scritto una R in più. Guardate, queste sono le cose che tutti i filologi sanno. È una delle prime cose che io ho studiato. Ho fatto il corso di paleografia diplomatica, una delle prime cose che ci hanno detto a proposito dei manoscritti è proprio questa. Tra le prime 10 cose, posso dire, è proprio questa. Quindi non c'è dubbio. Dante ha scritto verso, ha giocato con la sua paronomasia e allora la lettura di quel brano della commedia diventa semplicissima, nessuno può più sbagliare come l'autore del codice cassinese che non sapeva dove era il Monviso, lo collocava a metà degli Appennini. Noi leggiamo come quel fiume ca proprio cammina prima dal monte verso il verde vante dalla sinistra costa d'Appennino, che si chiama Acqua Cheta, suso avante, che si divalli giù nel basso letto e a forri di quel nome vacante rimbomba là sopra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad un'ascesa ove dovea per mille essere cento, così giù d'una ripa discoscesa trovammo risonare quell'acqua titta, sì che in pocura la mia l'orecchia offesa. È di una tale semplicità che veramente, quindi è vero che chiamiamo quello che ha detto malato, ci si stupisce che per 7 secoli si sia potuto prendere un abbaglio come quello che è stato preso. Io vi ringrazio.